E quindi questa cosa mi risarcisce di questa sfortuna e darà sicuramente la possibilità al mio romanzo di capitare nelle mani di più lettori. Ecco, Allora, il quindi tuo sono romanzo si contento. chiama Sommersione. Di che cosa parla? Di che cosa si tratta? Allora, direi che innanzitutto è la descrizione di un luogo, di Sì. un'isola sottile che separa il mare dalla laguna e che viene sommersa periodicamente dalle maree, e questo ovviamente allude a una condizione esistenziale che è quella del protagonista della vicenda, un vecchio pescatore, che anche lui sommerso dal peso di un senso di colpa per fatti accaduti molti anni prima. E quindi il libro sostanzialmente ripercorre a ritroso la storia, la vicenda di questo personaggio che peraltro è odiosissimo, è un misantropo, un misogino, insomma una persona veramente terribile e appunto si vuole investigare un po' l'origine di questo male, diciamo. Ok, so che nella cinquina ci sono anche altri nomi molto molto importanti. Giustamente tu mi dicevi non c'è competizione, però immagino ci sarà piacere, che ne so, a contendere il titolo a uno come Guccini, ad esempio, no? Giusto per fare un nome, visto che siamo alla radio. Sì, no, vabbè, ovviamente Guccini e Patrizia Cavalli Patrizia Cavalli, certo. sono due nomi che per motivi diversi, insomma, sono molto importanti, molto noti, ed è un doppio onore quello di essere associato a questi nomi. Sono dei libri molto diversi dal mio, tutti i libri sono piuttosto diversi, anche se in comune hanno un po' il filo conduttore di un certo racconto dell'io, di un certo Sì. scavo introspettivo. E adesso toccherà, insomma, ai giurati Fare il loro popolari lavoro, insomma. di 300 leggere i cinque libri e poi dire quello che, insomma, li ha colpiti di più, li ha appassionati di Chiaro. più. Senti, raccontiamo un po' invece anche il tuo percorso. So che tu sei un insegnante, in verità, e quindi non è che tutto il giorno ti metti lì e dici adesso scrivo, scrivo, scrivo. Cioè, tu in verità fai delle altre cose anche nella vita, immagino si dovrai ritagliare dei momenti in cui lasci spazio a quest'altra tua parte, no? Sì. Come spesso accade, la scrittura non viene mai dato il tempo che uno vorrebbe dedicare, e forse è per questo poi che anche si riesce a farlo, no? Perché quando, nel momento in cui uno ha troppo tempo, poi si blocca anche. E io lavoro, diciamo così, leggo e scrivo soprattutto nelle ore serali, la notte, perché ho dei problemi di insonnia piuttosto importanti Ecco. e quindi la notte mi viene in soccorso, e per il resto cerco di ritagliarmi un po' di tempo durante magari il fine settimana. Ecco, Magari ci si mette un po' di e più, però si può fare lo stesso, non se si ha qualcosa da dire, poi in verità. sì, assolutamente. Poi in realtà basta veramente poco tempo per buttare giù un appunto, un'idea, che poi si potrà riprendere in futuro, magari sviluppare. Quindi la scrittura è qualcosa che mi accompagna davvero quotidianamente, perché bastano le note del telefonino Pensa un po', quindi per veramente in ogni dove tu scrivi quando c'è bisogno, no? Quando c'è l'ispirazione. più che scrivo Appunti, appunti, poi li elabori con calma. Esatto, con calma elaboro, c'è questo secondo passaggio e quello tra l'altro che mi diverte di più, Ok. perché poi nel momento in cui ho questo materiale da collegare, da far comunicare, da armonizzare, è la cosa che mi piace di più della scrittura. E i tuoi studenti, ad esempio, conoscono quest'altra parte della tua vita? Ti stima, ti Allora, leggono? Ti leggono, sappiamo che leggere a scuola è sempre molto complicato. Hanno letto qualcosa di tuo? Io tendo a non parlare molto di questo aspetto con i miei studenti, perché lo trovo piuttosto inelegante, cioè, Ok. sbagliato. E
spesso mi chiedono, diciamo, delle curiosità, dei chiarimenti su quello che faccio, perché poi in qualche modo lo vengono a sapere. Sì. Però con i miei studenti tendo a essere un po' schivo, okay, un po' riservato. Ah, invece con i miei ex studenti la cosa cambia, perché ho ricevuto anche in passato dei bellissimi messaggi, delle bellissime mail di studenti ormai all'università, che mi hanno letto e dice ci può essere un rapporto un po' più franco, un po' più chiaro, un po' più sincero, ecco. Quindi a scuola bisogna, tra virgolette, tenere comunque un po' le distanze, insomma, tra virgolette. Sì, no, diciamo che forse fa parte proprio del mio carattere. Del tuo carattere. Così faccio fatica poi a parlare di questo aspetto della mia vita con i miei attuali studenti, e anche loro magari hanno un po' di remore a farlo. Poi quando le cose cambiano, i rapporti cambiano, è tutto molto diverso. Sì, sì. Senti, il tuo percorso invece come scrittore come nasce? C'è proprio un tuo bisogno di comunicare? Ti sei detto no, io da grande voglio fare anche lo scrittore, o proprio c'era proprio una necessità, un bisogno di dire delle cose? Sì, direi che se uno parte con l'idea da grande faccio lo scrittore, non credo che non arriverà da nessuna parte. No, diciamo che prima di tutto la grandissima passione, questa fin quando ero veramente bambino, si può dire, per la lettura, okay, e a cui si è accompagnata la passione, anche questa veramente adolescenziale, per la scrittura. Quindi tu hai scritto già da quando, cioè tu hai scritto da sempre praticamente, no? Sì, 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 da sempre, ancora ogni tanto mi viene in mano qualche quaderno di quando ero alle scuole medie o alle superiori, insomma, cose ovviamente illeggibili, però che dimostrano che insomma io avevo questa pulsione alla scrittura. Poi da lì alla pubblicazione, diciamo a creare un libro, a dar forma a un libro, insomma ne passa di acqua sotto i ponti, nel senso ci vuole sia l'ispirazione, questo aspetto un po' romantico anche della scrittura, e poi ci vuole però anche tanta determinazione, tanta concentrazione, costanza nel far maturare questa potenzialità, questa passione. Bene. Sì, sì, sì. Senti, Sandro, noi ti ringraziamo, sei stato davvero gentilissimo, complimenti, e speriamo di avere presto buone notizie. Sandro Frizzero con il libro Sommersione, candidato alla 58esima edizione del Premio Campiello di Venezia. Grazie per aver parlato con noi, buona giornata. Grazie a voi, buona giornata. A presto. Radio VCS, Simply the Best, Simply the Best. In collaborazione